1-2, prova ad accendere la luce, si allunga troppo il pallone, Zambrano in copertura, è bravo un Vilà, Obi in qualche modo a Nagatomo, botta Icardi in mezzo, il cross a cercare, botta! Inter in vantaggio con il gol di Ruben Botta, prima rete con la maglia dell'Inter per l'attaccante argentino. Buona giocata in mezzo al campo, un Vilà, Obi, Nagatomo, subito il cross, tanto spazio per Botta che batte Trapp. Il break in mezzo al campo di Kovacic, poi Vilà, Obi, spazio per Nagatomo, posizione regolare di Botta, in ritardo Diakpa, puntuale Ruben Botta. È un gol che può dare morale all'Argentina, ha bisogno di risentirsi importante. Tutto fermo circa 7 mesi per un gravissimo infortunio, era un elemento chiave in Argentina, con il Tigre anche la Libertadores ha fatto vedere ottime cose. Così è così nella Guinness Cup, oggi trova il gol del vantaggio al 25esimo. Messa male l'Inter, c'è Piasson che può andare, Vidic è scivolata, Piasson, palo Piasson, pareggio immediato dell'Eintracht di Francoforte con il talento di Lucas Piasson, 1-1. Buco clamoroso la parte centrodestra della difesa, Piasson ha avuto la possibilità di calciare la prima volta sbagliando, colpendo il palo, poi fortunato nel tap-in, 1-1. Prima in gol contro la Samp, poi in rete anche contro l'Inter, il ragazzo del Chelsea. In ritardo Jonathan, già molto avanzato, Ranocchia è uscito in copertura. Vidic ha provato a fermare Piasson in scivolata senza riuscirci. Bravo poi Vidic, bravo esperto nel fermarsi per evitare il calcio di punizione, per evitare l'espulsione soprattutto. Un minuto è durato il vantaggio dell'Inter, poi il pareggio dell'altro, numero 19 della partita. Prima Botta, poi Piasson. Prima di Lucas Piasson, Diakpa, 1-2 ancora, sempre Piasson, c'è Seferovic sul primo palo, Piasson non crossa. Arretrato Asebe, controllo, finta il tiro, Asebe cerca l'assist, Inui, il numero Inui in aria, Seferovic! Partita ribaltata, Aris Seferovic segna il 2-1 per l'Eintracht. Bella azione, in velocità, palla a terra, Asebe, Inui, Seferovic per il 2-1. Arriva Schaff, arriva lo spettacolo. Bella azione a sinistra, bravo Piasson nel non crossare immediatamente, nel giocare palla dietro, maniera intelligente per Asebe, che finta il tiro, poi va da Inui, che forse leggermente più avanti in Nagatomo. Non chiara la posizione, comunque è chiamata molto molto complicata, è regolare la posizione di Seferovic al momento del tiro con il sinistro. Primo gol con la maglia dell'Eintracht per l'ex attaccante di Fiorentina Lecce Novara, 2-1. Possibile giudicare la posizione di noi da qui. Attaccano ancora, Vidic ferma Inui, davvero fastidio. Anderson pronti a saltare, Inui, buona traiettoria, va al destra, versa Seferovic, 3-1 per l'Eintracht. Tutti fermi i giocatori dell'Inter, prima Valdés, poi la traversa e il tocco di Seferovic che fa doppietta, che fa 3-1. Inspiegabile atteggiamento difensivo dell'Inter, soprattutto Obi,
chiede il fuorigioco di Valdés senza guardare il pallone. Guardate, si ferma. Seferovic si coordina con il destro, segna due gol, fa un figurone davanti ai suoi nuovi tifosi. Prima col sinistro, poi col destro, 3-1. Giustamente Vidic si arrabbia con i compagni. Immobili dopo la traversa di Valdés.